Allora, onorevole Di Maio, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, è arrivato a Crema, una giornata interamente cremasca per lui, che è stata preceduta da una polemica politica sull'arrivo a scuola, come durante una manifestazione di partito, la polemica dell'onorevole Borgo di Sel. Cosa replica? No, è stato un fraintendimento, perché come potrete vedere stamattina questo è un progetto più che collaudato. Io regalo agli studenti il regolamento della Camera dei Deputati, che rispettiamo in tutti i 630, facciamo un excursus su come funziona la Camera dei Deputati, non c'è niente di politico. Chi ha scambiato questa manifestazione per un evento legato alla forza politica a cui appartengo, secondo me ha frainteso tutto, poi avremo modo di chiarirci. Ottimo. Adesso incontra gli studenti dell'ITIS di Crema e che messaggio in sintesi vuole mandare? Un messaggio forte per i ragazzi nostri? Io ormai dovrei essere alla 30-40esima scuola, ho perso il conto. Spiego sempre come funzionano le istituzioni, nel senso come si fanno le leggi. Spiego ai ragazzi che noi premiamo il pulsante verde, bianco, rosso 100 volte al giorno in Parlamento per almeno 4 giorni alla settimana. Per capire come dovrà essere il nostro futuro dobbiamo capire chi decide per il nostro futuro. E ogni volta che si preme quel pulsante in Parlamento si stanno stanziando fondi per la scuola o per i trasporti o non si stanno stanziando. Quindi è importante conoscere il funzionamento delle istituzioni. Se non siamo consapevoli viaggiamo alla cieca in un futuro che è sempre più complicato per le evoluzioni del mercato, le evoluzioni delle democrazie, le evoluzioni dei parlamenti. Quindi l'unico messaggio che mi sento di dare a tutti i giovani italiani, da giovane, ho 29 anni, è quello di conoscere bene come funzionano gli organi che ogni giorno decidono per la nostra vita. E questo progetto nasce da questo, lo faccio in maniera laica, senza nessuna polemica, ma serve ad incuriosire le persone verso quelli che sono gli strumenti della nostra democrazia. Grazie. Grazie a voi.